ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati ancora una volta in questo nuovo video. Siamo sotto le feste natalizie, per me è sempre più difficile allenarmi. Diciamo che non mi sto più allenando bene, un po' perché è la brutta stagione ed è difficile uscire fuori, un po' perché siamo sotto Natale e a me il Natale piace tantissimo, quindi me lo voglio godere al 100%. Se non bastasse, io sono golosissimo di dolci e quindi il mio peso ultimamente sta crescendo più di Bitcoin. Però insomma, a parte le battute, entriamo coi piedi nel piatto nell'argomento di questo video. Oggi infatti, visto che siamo sotto Natale, tempo di regali, voglio parlarvi di un acquisto, di un regalo che potrete fare a tutti i vostri colleghi ciclisti o triatleti o direttamente a voi stessi. Sto parlando di un accessorio che non dovrebbe mai mancare, soprattutto nella brutta stagione, sulle biciclette di tutti noi. Questo in particolare per aumentare la sicurezza e la visibilità. Di che cosa sto parlando? Beh, lo avete visto nella presentazione, quindi non la tiro troppo per le lunghe. Sto parlando di un faretto LED comperato su gearbeast.com per 5,75€. Ci vuole un pochino per farsela arrivare, perché arriva dalla Cina. La Cina si dice è vicina, ma in realtà è parecchio lontana. Ci vogliono circa 3 settimane, questo è un inconveniente. Però il prezzo ridotto di 5,75€ lo rende sicuramente appetibile anche per questo Natale. C'è un altro inconveniente: questo faretto non ha la possibilità di essere ricaricato. Infatti lo vedrete e lo vedremo insieme, ha un cavetto USB che può essere collegato a una power bank. Questo sicuramente ne facilita il trasporto, però sulla bicicletta non è molto comodo da inserire, perché dovete collegarlo anche alla vostra power bank. Quindi dovrete installare quell'apposito O-ring, che tradotto in italiano vuol dire l'acciaccio marcio di gomma, il vostro faretto sul manubrio, perché questo è un faretto anteriore, cioè non è dotato di luce rossa, quindi lo si può mettere soltanto sull'avantreno della vostra bicicletta. Una volta collegato il vostro faretto sul manubrio della vostra bicicletta, dovrete poi trovare il modo di collegarlo a una power bank. Lo so, è rognoso, però vi assicuro che con questo modo avrete a disposizione più batteria, perché la power bank dura sicuramente di più. Ce ne sono anche di piccole e di abbastanza trasportabili anche in bicicletta, però è comunque un impaccio in più. L'ho comunque voluto selezionare perché è comodo anche per essere trasportato non solo su una bicicletta, ma magari anche sullo spallaccio di uno zaino. Detto questo, ragazzi, costa 5,75€, è impermeabile, ha una scocca completamente in alluminio, quindi dissipa molto bene il calore, e come dicevo a 3 gradi di intensità, diciamo medio, forte e fortissimo, e però ha bisogno e necessita della sua power bank, di una power bank che potrete portarvi dietro. Lo so, è palloso, però per giri molto lunghi una power bank sicuramente vi garantisce un'autonomia pressoché proporzionata e confacente alla vostra uscita. Bene ragazzi, se volete regalare questo piccolo faretto a un vostro amico, a un vostro collega ciclista o triatleta, o se ve lo volete regalare, lascio qua sotto in descrizione il link che gearbeast.com mi ha fornito per regalarvi questo piccolo ma potentissimo faro USB con 2 LED. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, buon Natale e alla prossima, ciao!